Ragazzuoli, dal vostro caro Frazzi, buongiorno, buon mercoledì, il day after della partita di Juventus Inter, finita 1-1, gol, sono arrivati tutti nella ripresa, nel finale di partita, però nel primo tempo c'è stata subito un'occasione per la Juve con Di Maria, nervosissimo, ieri dopo il cambio è mandato a quel paese acciuga. Dunque, come anche Vlaovic, appena uscito, mi ha mandato a quel cacare all'allenatore, come al solito. Però lasciamo stare. Se no, anche l'Inter, partita molto equilibrata, diciamo, anche l'Inter ha avuto la sua occasione con Bastoni, no, con Brozovic, che Perin ha salvato, poi nella ripresa, ma occasione, ancora un'altra occasione per l'Inter con Mkhitaryan e anche un'altra con Milik, che a due passi l'ha buttato fuori, diciamo. Questi sono dopo il vantaggio di Quadrado, poi c'è stato anche il pareggio di rigore di Lukaku, che fallo di mano di Bremer, un'ingenuità pazzesca, dunque, diciamo, peccato della pareggio nel finale, potevi buttare in tribuna il pallone, la difesa, certe volte. Facciamo delle cacate, ma Lukaku doveva già essere espulso molto prima sul fallaccio su Gatti, che è entrato in scivolata di cattiveria. Questo è poi l'esultanza sotto la curva che è successo il finimondo dopo, che poi non l'hanno presa bene, dunque, Quadrato. Poi è andato su tutte le furie, è successo un parapiglia poi anche negli spogliatoi, ancora non si sa quello che è successo negli spogliatoi, si dicono tante di quelle cose, ma bisogna vedere veramente. Anche un dirigente dell'Inter sembra che sia stato espulso, come si dice, poi bisogna vedere. Intanto, partita tutta rimandata al 26 aprile a San Siro, si deciderà chi va in finale, dunque Juve-Inter 1-1. Questo è, poi ieri c'è stata anche la Corte d'Appello, si è ha detto il suo verdetto, la FIGC ha preso un'altra sconfitta, dunque irrevocabile, dunque devono consegnare, hanno consegnato la carta ufficialmente, diciamo, alla Juventus e ai suoi legali, per quanto quello che vale, vediamo il 19. Al processo per i 15 punti, vediamo quello che vale. Intanto, questo è, ragazzuoli, un saluto al vostro caro Frazzi. Ci sentiamo al prossimo video, vediamo quando lo faremo, quando ne abbiamo voglia. Iscrizione, chi vuole iscriversi al canale, e un like è sempre gratuito. Ragazzuoli, al prossimo video. Ciao.